fast food non si mangia quasi mai. C'è una bacheca con delle paste, ma è puramente coreografica. Sono paste ornamentali, spesso veri e propri pezzi d'artigianato, sono lì da anni, tanto che i clienti abituali ormai le conoscono una per una. Entrando dicono: la meringa è un po' sciupata oggi, sarà il caldo? Oppure, o è ora di darla a bollire al grafe? Solo qualche volta il cliente occasionale osa avvicinarsi al sacrario. Una volta, ad esempio, entrò un rappresentante di Milano, aprì la bacheca e si mise in bocca una pastona bianca e nera con sopra una spruzzata di quella bellissima granella in duro alluminio che sola contraddistingue la pasta veramente cattiva. Subito nel bar si sparse la voce: oh, hanno mangiato la Luisona! La Luisona era la decana delle paste e si trovava nella bacheca dal 1959. Guardando il colore della sua crema, i vecchi riuscivano a trarre le previsioni del tempo. La sua scomparsa fu un colpo durissimo per tutti. Il rappresentante fu invitato ad uscire nel generale disprezzo. Nessuno lo toccò. E già, perché il suo gesto malvagio conteneva già in sé la più tremenda delle punizioni. Infatti, fu trovato appena un'ora dopo nella toilette di un antogrill di Modena, in preda ad atroci dolori. Luisona si era vendicata. La particolarità di queste paste è infatti una non facile digeribilità. Quando la pasta viene ingerita, per prima cosa la granella buca l'esofago, poi la pasta arriva al fegato, questo la analizza e rinuncia spostandosi di colpo a sinistra e lasciandola passare. La pasta ancora intera percorre l'intestino e cade a terra intatta dopo pochi secondi. Se il barista non ha visto niente, potete anche rimetterla nella bacheca e andare.